È sufficiente poco più di un quarto d'ora alle ragazze del Bardolino Verona per spegnere gli ardori del Toro e chiudere la gara in proprio favore. L'obiettivo di Boni e compagne era quello di ottenere con il minimo sforzo i 3 punti per concentrarsi poi sull'imminente gara di Champion del Bentegodi. Obiettivo centrato con fin troppa facilità dalla truppa di Longega, che passa in vantaggio al secondo affondo. Melania Gabbiadini, al rientro dopo l'infortunio, viene servita da Tuttino e trafigge la numero 1 Granata Serafino. Il Torino accusa il colpo ed appena 4 minuti più tardi subisce il raddoppio veronese. Azione partita da Sorvillo che lancia Dadda, cross per Pagliotti che di testa prolunga a smarcare Gabbiadini. La prima conclusione al volo dell'attaccante bergamasca si stampa sull'incrocio, ma la Speedy Gonzales riprende e insacca il gol della doppietta personale. Il Bardolino Verona controlla a piacimento la gara e si rende pericoloso in un paio di occasioni con Patrizia Panico. L'attaccante romana, prima dello scadere del tempo, centra la rete del 3-0, incornando alla perfezione sotto la traversa il pallone crossato da Giorgia Motta. Nell'intervallo, mister Longega lascia negli spogliatoi Brunozzi e Tuttino, sostituite da Picarelli e Girelli. Il monologo gialloblu non cambia nella ripresa, con la quarta rete veronese che arriva ad appena 35 secondi dal fischio d'inizio. La neoentrata Girelli tenta la conclusione da fuori area. La sfera respinta dal portiere Granata viene ripresa da Pagliotti che ribadisce in rete. Valentina Boni delizia il pubblico con numeri di alta classe. La piccola fantasista veronese prima tenta di battere il portiere locale con una conclusione acrobatica, poi con un pallonetto toccato in angolo da Serafino. Al terzo tentativo la numero 10 riesce a scrivere il proprio nome sul tabellino della partita. Delizioso il pallonetto che batte Serafino e fissa il risultato finale sul 5-0. Archiviata senza difficoltà la pratica Torino, ora le gialloblu possono concentrarsi sulla gara di Champion del Bentegodi. Giovedì con l'Olympique Lyonnaise sarà sicuramente un'altra musica. Servirà una prova superlativa di tutto il collettivo veronese per affrontare ad armi pari la corazzata multinazionale francese. A me è piaciuta molto la prestazione delle mie ragazze, al di là del risultato, al di là della vittoria. Questo mi fa ben sperare sia per il proseguo del campionato che per la partita con la Champions. Ho visto veramente un buon Bardolino che non vedevo da parecchio tempo. Penso sia stata una prestazione eccellente di tutta la squadra, specialmente nella prima mezz'ora siamo riuscite a imporre il nostro gioco. Non ci siamo adattate magari a un gioco un po' più lento che poteva fare il Torino. Siamo riusciti a far girare palla, sono venuti i gol. Ecco, qualità, hai grande qualità, velocità hai dimostrato e quindi sono le tue peculiarità migliori queste? Beh, io sono venuta a Bardolino per crescere, sto lavorando seriamente solo per migliorare. Ma è una prestazione che inviterà il tecnico a vedere una maglia da titolare per l'incontro di giovedì sera? Ma la formazione che scenderà per la partita di Champions la deciderà lui, vedrà lui chi far giocare. Io come tutte le mie compagne siamo pronte, daremo il meglio. Un Bardolino che da un paio di partite è in buona salute, un Bardolino che ci tiene a fare un'ottima gara contro il Lione e che vorrà vedere lo stadio pieno come i nostri tifosi ci hanno abituato le ultime partite in casa. Senti, un Bardolino che però deve far bene in campionato perché c'è questa Torres che continua a vincere. Un Bardolino che quest'anno deve essere ancora più accorto perché oltre alla Torres, come dicevi tu, il campionato è molto più in vetta, è molto più competitivo, c'è più competizione. Oltre alla Torres c'è anche la Roma, il Tavagnacco è una buona squadra, si è rinforzato, così come la Reggiana. Senti, un'ultima domanda sempre sulla Champions, sull'incontro di giovedì sera. Quanto credete in questa partita? Per noi vale, oltre agli altri obiettivi che abbiamo, per noi è un passaggio molto importante perché vuol dire riconfermarsi in Champions, vuol dire riportare gente allo stadio, attirare più attenzione sia dei media che della provincia di Verona, di Bardolino, e per noi è fondamentale far bella figura e fare il nostro gioco.
Direi che oggi abbiamo giocato bene, abbastanza bene, dai, tutto sommato, anche perché il campo non era in perfette condizioni e noi della nazionale comunque abbiamo giocato mercoledì, eravamo un attimo un po' più affaticate e ci tenevamo comunque a fare i 3 punti, questo era l'obiettivo principale. Poi il primo tempo soprattutto abbiamo anche fraseggiato abbastanza bene, quindi è un buon punto di partenza per giovedì. Ecco, quindi non l'avete presa come una partita di allenamento, perché sembrava a un certo punto della gara, dopo il 2-0, che questo fosse proprio un allenamento per voi. Ma allenamento per quanto riguarda minutaggio e affiatamento ancora di più nei vari schemi. È ovvio che magari l'avversario non era poi così tanto accreditato, ma l'importante era comunque per noi ricompattare la squadra per la Champions, insomma. Abbiamo visto ottime geometrie, questo in vista appunto dell'incontro di giovedì sera con Lione. Avete provato qualcosa di particolare oggi? Ma guarda, Lione non è che la conosciamo poi molto come squadra, noi dobbiamo puntare al nostro gioco e il nostro gioco prevede fraseggi corti e gioco in velocità e quindi questa sarà l'arma per noi vincente. Ma è stato anche il gioco del vostro centrocampo, sempre palle in velocità e sempre di prima possibilmente. Sì, se riusciamo a verticalizzare, a far girare palla, per noi è importantissimo anche perché il nostro gioco si sviluppa maggiormente sulle fasce, quindi se riusciamo a cambiare anche campo molto più velocemente, tanto più spazio troviamo dall'altra parte.